Francia 1938. Francia la dolce, ma amara e faticosa per il tour. Bartali aveva 24 anni. Alleato alla sua foga, il 13 sulle spalle fu buon amuleto. Vinse con 18 minuti e mezzo di vantaggio sul belga Verbeek. 1948, immenso orologio solare, la Tour Eiffel ha segnato 10 giri del sole. Gino è tornato ormai campione glorioso presso l'Arco di Trionfo. E a difenderlo dall'entusiasmo degli ammiratori occorrono i cordoni della polizia. Ritrova le cifre 1 e 3 della prima vittoria, rovesciate. Sarà buon augurio? Macario dice di sì. 31 è un numero che lui può pronunziare senza aggiungervi altre N. Farà del suo meglio, Gino. Binda, che se ne intende, sorride a pronostici radiosi. Ronconi, capitano dei cadetti, è ottimista ma non avrà fortuna. L'Italia è con voi, ragazzi. Quella è Rodic, maglia gialla, 47, piglierà certe cotte. Primo a sinistra, Bobé, la rivelazione di questo tour. La mastodontica pedalata si inizia con una parata per le vie di Parigi. Da Palais Royal per Rue de Rivoli si sbocca l'Étoile. Tutta Parigi sportiva applaude al brillar di manubri. Variopinte maglie sul gran fiume d'asfalto dei Champs-Élysées. Il 72 è Geminiani, italiano di Francia, un romagnolo che farà parlare di sé. Elegante suburbio di Saint-Cloud. Via! Come su uno sciamare di maggiolini brilla un sole con tenerezze ancora primaverili. 21 tappe, 4.922 chilometri, 120 partecipanti. Ma a Parigi il 25 luglio non ne torneranno che una quarantina. 5 tappe di infilata, le prime, per le grandi appena mosse piane di Francia. 1.177 chilometri in tutto. Nato veramente con la furia francese questo tour 48esco. Per cominciare si battono i 45 all'ora. Romanzo delle fughe, prima a 5, poi a 3. Ed eccoli, la PB, Caput, avanguardia invisibile e sprecciante, Ronconi. Il vantaggio cresce, passa i 5 minuti, ma avrà vita corta. Ci pensa Bartali, che con gagliardo arrempaggio alla testa degli inseguitori fa naufragare la fuga. E a Trouville, il nostro proverbiale re della montagna, cinge la nuova corona di re della pista. Primo Bartali, secondo Scott, ricordatelo. Mademoiselle, che sta meditando. E va bene, rocca baciata, non perde ventura. Gino intanto si prova la maglia gialla, per fin troppo presto ereditata da Rovic. Come il lieto gorgoglia il bere entro il giallo petto. Seconda tappa, Trouville-Dinard, dalla Normandia alla Bretagna, 259 chilometri in terre di leggende, oggi velate di pioggia. Un cascatone della retroguardia a 20 km dalla partenza ha favorito il gruppo di testa. Sono 12 e tra loro è Bartali con tutti gli italiani, che nel grigio paesaggio percorso dagli antichi fantasmi di Re Artù e dei suoi paladini conducono a marcia bersagliera. Esoreggeranno 6 minuti e mezzo di vantaggio, ma a meno di 100 km dall'arrivo i ritardatari li mangeranno capitale e brutto. Dal gruppo appena ricomposto scocca una seconda fuga, prima a 4 e poi a 2. Bobé e Martin avrebbero la vittoria in tasca, ma Rossello li raggiunge in tempo per batterli, splendido in volata. Poco importa che la maglia gialla passi ad Engels, Rossello avrà un breve avvenire. Sofferente per caduta, si ritirerà alla settima tappa. Eccoci intanto alla terza, Dinard-Nantes, 251 km. Le onde marine sembrano oggi cantare una ninna nanna, su cui gli assi dolcemente si cullano. Sole e azzurro, narcotici soavi, da cui non li ridesta neppure l'occasione offerta da Rovic, l'omino dal casco, detto testa di vetro, appiedato da un cambio di ruota. Il solo a correre è questo ciclista a mezz'aria. Gli altri sognano tra i castelli sieste al canto dei trovatori. Ne approfittano i gregari, scappano prima in 9, poi in 12. 240 chilometri li aspettano tutti per loro. Il seggiornista Guy Lapébi trova dopo la vittoriosa volata l'abbraccio del fratello Roger Lapébi, vincitore del Tour 1937. Commovente amor fraterno. Più carine però le demoiselles. Quanto a Bobé Breton, ma tutt'altro che petit, deve accontentarsi di stringere i fiori sulla maglia gialla. Quarta tappa, Nantes-La Rochelle. Godet, direttore del giornale organizzatore, capta sull'antenna una grande notizia. 41 di media. Stanno fuggendo Bonaventure, Roland e Chardis, il 29, un friulano tutti nervi.
Charles Pelissier, uno degli tanti ex campioni che seguono il tour. In volata, Charby sarà secondo dietro al francese Frank. Pazienza, si prenderà la rivincita a Sanremo. Oggi tocca all'Andrex di fare la collezione dei baci dovuti alla maglia gialla. Basta. Quinta tappa, La Rochelle-Bordeaux, 264 km. L'idea del rosso aromatico Bordeaux non eccita gli assi, che tanto non lo verranno. In compenso, il belga Okers scatena una fuga condivisa da una ventina di corridoi. Bra, che di questi paesi travolge sotto le ruote il proprio nome auguralmente tracciato sull'asfalto. Siamo nelle terre del cognac, ma nessuno si sbronza di velocità. Il 28 è l'italo-francese Neri, penultimo in classifica. Fino alla 18ª tappa, così parla il regolamento, l'ultimo è eliminato, ma Neri non vuole esserlo e si fa in quattro per aiutare Ockes. Fumi di cognac forse esalano da queste terre, fatto sta che i due si prendono una formidabile cotta. E così per loro niente volatone finale. Primo, Remy. La maglia gialla con insolita costanza rimane ancora all'Ambrecht. Sesta tappa, da Bordeaux si va a Biarritz, terra del mare. 5 in fuga a 24 km dalla partenza, ma il vecchio Titar fora. Che farci, mon Dieu! Riprende, ma non li raggiungerà più. Superstiti ai chiodi, ecco, Jolie e Müller. Ed ecco Bobet, a cui la vittoria ha gridato in alto le mani. Vittoria aureolata dalla riconquista della maglia gialla. Settima tappa, Biarritz-Lourdes, dalle acque marine alla piscina dei miracoli. Ma per arrivare da Bernadette c'è di mezzo l'Obisque. E frattanto il lavoro grosso se lo fanno le staffette. Gauthier, Baratin, Bevilacqua. Sulla vetta è primo il veterano Gauthier. Finalmente scocca l'ora dei rocciatori. Lazaridès, Bartali, Robic e Bobet, che aggiunge al suo attivo anche eccellenti qualità di grimpeur. Bartali solo contro la Francia tutta, ma la Madonna lo vuole primo alle soglie del suo santuario. Nel suo spettante candore la Madonna ha benedetto il Pio Gino. Monsignor Teà impartisce prete di mano a Bobet, speranza di domani, a Vietto e Terseo. La carovana si diparte dalle aguzze cuspidi del santuario verso altri culmini dei selvaggi Pirenei. Il vertiginoso Tourmalet, l'Aspin e il Peyrosur. Ginestre e menta volatilizzano i loro aromi nell'aridità dei versanti assolati. L'aria ossigenata non ossida Robic. Con uno sforzo rugginoso e pesante, egli calca piedi e spallate le sue ultime illusioni. Dietro di lui Bartali pedala con sconcertante eleganza. Sul Tourmalet, primo Robic, Bartali quarto. Sulla Spen, sul Peyrosur, Robic è ancora primo, ma le ombre del meriggio gli addensano alle spalle la minaccia Bartali. In discesa, l'audacia saettante del nostro campione inghiotte il vantaggio di Robic. In pista, la volata è ancora di Bartali, davanti a Bobet, che rimarrà tuttavia per ancora una settimana maglia gialla. Bartali ha portato un messaggio segreto alla vittoria. Nona tappa, 246 km, da Tolosa, città di poesia, alla studiosa Montpellier. Ombre di Charmille sulle strade del Midi. Piani tattici più ingegnosi che fortunati sta studiando Archambault, direttore tecnico dei francesi. Un acrobatico centauro fa da staffetta al protagonista, il belga Epany. 23 anni e un impeto che gli permette di portare a termine la più lunga fuga. 130 km a 41 di media. Misto all'odor di calafato, il vento marino dà ali a questa corsa. I giardini del litorale han serbato alla sua giovinezza i più bei fiori. Decima tappa, verso Marsiglia. Il Rodano, Tarascona. Se tornasse al mondo Tartarin, farebbe il tour. Bobet è in ritardo. Oggi si è stretta un'alleanza tra gli italiani, i belgi e i corsari rossi della squadra internazionale per tenere a bada i francesi. Il 4 è Mathieu e il 3 lo riconoscete, Epany. L'Ambrecht, il 27, pensa che la maglia gialla Bobet l'ha solo a prestito.
All'arrivo per poco non gliela toglierà. Questione di un rettilineo. 29 secondi, 50 e viento. Passati bei tempi del tour. Bartali, con impetuoso finale, assottiglia il ritardo da Bovetti. Epany vince davanti a Cammellini, Neri, Hocker. Signorina, ha corso tanto, non gli levate il fiato. 13ª tappa, si va a Sanremo. Solitario, in un'intrepida malinconia 52enne, Minardi fa il suo tour, non curante dei tempi massimi. Ogavi e Ginestre, Nizza, biancheggiar di lungomare, snodarsi rupestre e litoraneo della Corniche. Il friulano Chardis, italiano di Francia, saluterà per primo la patria con 80 km di fuga. Lui il cappello, focoso corsiero. Gino! Gino! Gridano le strade come se non bastassero le bocche. E quali bocche di quali sorrisi illuminati. Dopo Pienfieu, non basta essere celebri, frontiera è frontiera. Tappeto di gloria le curve anche dure di queste strade. Fragore di onde, fragore di applausi. E in Italia avremo l'augurata vittoria italiana, battezzata col nome di un secondo Gino, Gino Chardis. Cari camarade del tour, questa non è roba da esportazione. Questo golfo offre la sua luce gemmante alla giornata di riposo. Ma Bobet non perde tempo, fa il gladiatore ferito per una foruncolosi. Ben altro gladiatore, Gino, accetta il proprio ritardo. E chi vivrà, vedrà. Finita la breve parentesi in Italia, le strade d'Italia si congedano acclamando l'augurio. Il percorso moltiplica le sue coppe, le Alpi sono vicine. Già frizza l'aria, già si impennano le salite. Imminenti i giorni delle grandi selezioni. Tesser ha forato, strada che è una congiura permanente contro i tubolari. Bobet, come i falsi storti che buttano le stampelle, aggredisce il monte come un giovane falco. La penicillina l'ha guarito in un giorno o la foruncolosi era un pretesto strategico? Domato il Tirini lo discende a capofitto. Ormai la Francia punta en plein sul nuovo asso. Quanto a Bartali, si fa presto a dire che non è più lo scalatore di un tempo. Al traguardo sarà primo Bobet. I giornali francesi prodigheranno superlativi a Louison che è riuscito a prendersi più di 7 minuti e mezzo su Bartali. 13ª tappa, Cannes-Briançon, quella dell'Isoar, vinta 10 anni fa da Bartali. Gli dei del monte hanno velato la corsa in un nembo wagneriano e difendono l'accesso alle loro ardue rocche. Io si è rovinato un ginocchio. Forature a ripetizione, 5 ne totalizza Gemignani. Pagano il duro scotto Randé il 57 e Jumeau il 53. Portato a braccia in un corteo da crepuscolo degli dèi, Dio ha finito il turno. A Briançon i telefoni trasmettono due parole, Bartali e vittoria. 14ª tappa, Briançon Aix-les-Bains. Il bagno però se lo prendono i corridori, se l'è preso l'asfalto. La Pubi, il 73, passista hors ligne, si è trasformato ieri sull'Isoar in grande scalatore e oggi conferma la nuova reputazione. Arranca, sbuffa, dà l'anima, ma sarà tra i primi al traguardo. Un supplemento d'inverno congela la tappa, devasta le strade, soffia tra densi vapori dai fianchi dei monti rappresi ancora nella neve. Bartali non se ne dà per inteso, pare che faccia una gita di piacere. Ha lasciato passare primo Tesser sul Galibier. Sulla Croix Vert si è contentato di assicurarsi un minuto di abbuono. Idem sul Col d'Or, mezzo minuto. Bobet si batte all'ultimo sangue per difendere la maglia gialla, ma non c'è verso. Viene a fare contro questo sacre Bartali, che sale come se il dislivello davanti a lui si appiana. E scende a volo pieno, irraggiungibile. Può anche forare, la guardia del corpo corre, ripara in un amen e lui di nuovo. E lui ancora più forte della contrarietà, più forte della fatica, più forte degli avversari. Chevalier preferirebbe salutare un connazionale, ma essendo Chevalier, cavallerescamente applaude a Bartali. La folla dell'arrivo si aspettava Bobet, e invece è arrivato Bartali. La maglia gialla adesso è lui. 15ª tappa, Aix-les-Bains, Losanna, 256 km. Si snoda la carovana col ritmo incessante del tempo.
E oggi la grande clessidra del tempo segna per Bartali lo scoccare dei 34 anni. Li festeggerà meglio a Parigi. Auguri vengono dal cielo a volo radente. In cima alla salita di Aravi c'è mezzo minuto di abbuono, un piccolo capitale a cui Gino non rinunzierà. Eccolo primo davanti a Geminiani e Brulet. Dalla cinesche della strada i passaggi a livello intimano il loro alto. Ugualmente, sfidando l'imminente rombo del direttissimo. Svizzera, aroma di pini che Gino ha trasformato in supercarburante. 20 km di fuga a 45 d'ora. 2 minuti su Scott, 6 su Bobet. A Losanna si parla italiano e in buon italiano si acclama Gino. Verso Mühlhaus, la 16ª tappa, quella del congedo dalle Alpi. Ultimo premio della montagna, vincerà chi doveva, Bartali. La squadra francese è sempre più in crisi. Il disaccordo tra Bobet e Roby accelera il collasso. Scalata la Vue des Alpes, Gino in testa, a Sant'Ippolito controllo rifornimento. Prima che gli italo-belgi precipitino l'attacco, si addentano panini intuppati. Bobet è l'ombra di se stesso. Cederà altri 20 minuti che Gino metterà in cassaforte. Nelle retrovie, Robic, detto testa di vetro, rema disperatamente. La coalizione italo-belga sta ormai concludendo il successo della sua iniziativa. Nel finale, i belgi Van Dijk e Okkers ottengono di sfidarsi a singolar tenzone. Vincerà Van Dijk. L'antico Van Dijk trionfava con la sua mano di pittore, questo invece trionferà coi piedi. Però, se fosse anche lui pittore, ne avrebbe da dipingere, certe modelle che l'opulento Rubens gli avrebbe invidiato. Ma se non è pittore, questo nostro attuale Van Dijk è pittoresco. Di soli 120 km, la 17ª tappa. Verso Strasburgo si corre a cronometro. Per non sbagliarsi, meglio contare sulle dita i 4 minuti tra ciascuna partenza. 16esimo parte Robic, finirà penultimo mangiandosi il fegato nella città del patè di fegato. Vanì non terrà fede ai trionfali pronostici, sarà 16esimo. La PV è specialista in materia, sarà secondo nella tappa e secondo in classifica. Ultimo è partito Gino. Tema della sua corsa, non consumare troppo il vantaggio ereditato da Bobet. Se la caverà con soli 7 minuti e mezzo. Vanì raggiunge Van Dijk, ma sarà Lambrecht a raggiungere la vittoria a 41 di media. Le ultime 4 tappe sono senza storia e allora facciamola noi un po' di storia. Ecco un paesino, Ponte Aema, dove perfino le case fanno il tifo. Tifo naturalmente per la vittoria finale di Bartali. Qui è nato Gino, in questa casa, dove ancora vivono i suoi vecchi, il suo babbo e la sua mamma. Ponte Aema in questi giorni consuma giornali sportivi ad altissime dosi. È una benemerita delle alte tirature. Da queste finestre lo guardavano rincasare da bimbo. Il padre è tutto il suo ritratto. La madre deve avergli trasmesso equilibrio e costanza. Però il temperante Gino non imita il genitore in queste scorpacciate di toscani. Ecco i cimeli casalinghi, lui è quello alto, a destra. Ed ecco la prima palestra, la salita dei Moccoli. Scalava senza mani sul manubrio questo anticipo di pavé. Il paesaggio idillico gli suggeriva pensieri devoti. Da lui fu dedicata la Madonna questa maestà dopo la prima vittoria. E questo è il priore, Don Bartolucci, che sa di non spiacere a Dio se ora legge un breviario piuttosto fuori ordinanza. Fu lui ad accompagnare Gino quando andò sotto le armi. Il suo parrocchiano che fu ed è rimasto Gino il Pio. Cominciò la carriera come garzone di Oscar il meccanico. Qui dal padrone imparò a far girare le ruote a tutto vapore. Maestro di velocità questo Oscar. Gino era così a quel tempo. Con questa bicicletta vinse il primo Giro d'Italia. Ora è passato al padre che chiede strada con veemenza da campione. Buono sto Chianti, eh? Beh, lasciategliene un gotto per quando torna. Lui adesso sta pedalando verso la vittoria di Liegi. Uno tra milioni in ascolto. Notizie sportive. 19ª tappa. Primo Gino Bartali. Mamma, mamma, papà ha vinto anche Liegi. Lui ha capito tutto. Da Liegi riparte la carovana verso Roubaix, 20ª tappa, 227 km, dal Belgio verso Francia, guidati dalla Mosa.
corsa è guardata a vista. Una lettera anonima ha minacciato. Bartali non arriverà maglia gialla a Parigi, ma c'è Binda, signori. Namur è preso d'assalto dal plotone assottigliato ma focoso. Binda assaggia per Bartali. Prudenza non è mai troppa. Il pavé non vince la monotonia della tappa, che si risolve solo nella stretta finale. La pista di Roubaix vedrà tre pugiati: Hocker, Stravinsky e Gautier, che vince. Niente ragazze, solo fiori, non opere di bene. Lilla ci viene incontro sulla via di Parigi. Seghetti, Bevilacqua, Volpi, Corrieri, Biagioni, Lambertini, Pasquini, Feruglio e Magni fanno corona di solidarietà intorno a Gino. Sulla macchina di Binda, il grande generale sventola ormai il tricolore. Condividerà gli applausi a Bartali, che è l'Italia. Gino dirà all'arrivo: sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me e forse più di me. Oggi essi gioiscono, Gino, intorno alla tua seconda giovinezza, possente come la prima, anzi migliore della prima. Bovè è passata. Lungo la strada, avanguardia dei Bravo parigini. Come un grande romanzo d'avventura, il tour ha un finale a sorpresa. Superstiti di un quartetto in fuga, Tesser e Corrieri. Tesser ha offerto 100.000 franchi perché Corrieri lo lascia arrivare prima a Parigi. No, ha risposto il siciliano, e stringe di più i denti. Il seguito a tra poco. Parigi, una marsigliese di applausi, frenetica, entusiastica, segna col suo crescendo l'itinerario verso il Parco dei Principi, la pista su cui avverrà la conclusione trionfale. Gino oggi è il figlio adottivo della gloria, è il fratello di quanti vedono nella sua vittoria il risultato di una conscia energia di uomo. Motociclisti vegliano contro le minacce anonime. Ed ecco la pista, irrompe Tesser, ma Corrieri lo supera. Ecco la risposta siciliana. Primo a Parigi, come lo era stato a me. Corrieri non ha venduto la vittoria. Un minuto. Anche la seconda volata, 25, è dominata da un italiano, Seghetti. Gino, grazie per l'Italia. Eravamo anche i più lontani dalla Sicilia alle Alpi, tutti intorno a te in questo momento. Vai, Gino, vai, vai sulla tribuna. Ti aspettano i simboli del trionfo. Gino, sei grande.